Ciao amici, ciao amiche. Buona Quaresima. Oggi siamo ormai dentro la Quaresima, è iniziata da poco. E allora vogliamo partire proprio parlandoci non di quadri questa volta, ma di questo tempo che per noi è un tempo forte, cioè un tempo importante della nostra vita. Fa sempre effetto quando si iniziano i tempi forti, perché i tempi forti vengono a dirti: guarda che questo è un tempo che merita, vale la pena prestare attenzione. Beh, questi tempi servono a dire: oh, fai attenzione al tempo che corre, non lasciarlo passare così. È vita, ogni istante è la tua vita, come la giochi. E il tempo forte, la Quaresima in questo momento, viene a dirti soprattutto quello: ehi amico, amica, ma guarda che ogni ora è preziosa, non buttarla così. Ogni giornata, addirittura ogni minuto è prezioso. E allora parliamo della Quaresima partendo da questa idea. Sapete, la vita è pratica. La vita è pratica. Cosa vuol dire? È pratica perché è fatta di cose pratiche. Ci laviamo la faccia, mangiamo, accendiamo l'automobile, la facciamo partire, cambiamo marcia, andiamo a fare la spesa, mettiamo l'acqua per la pasta, prepariamo il sugo. La vita, abbracciamo, diamo baci, la vita è fatta di un sacco di cose molto pratiche. Il grande rischio che abbiamo è quando noi pensiamo alla nostra vita, in genere la pensiamo in modo molto teorico, più che teorico, molto astratto. Cioè noi la nostra vita la riduciamo a idee. E le idee, che sono importantissime, importantissime, ogni tanto ci fanno cadere in questa tentazione, cioè perdere la realtà. Io le cose le so, ho già l'idea, non ho più bisogno di toccare, guardare, incontrare, lo so già. Pensate quando dico la parola albero, non è che devo andare a toccare un albero, lo so cos'è un albero, non è che devo uscire di casa e andare a guardare gli alberi, lo so da bambino cosa sono gli alberi. Poi in realtà gli alberi non esistono, lo sappiamo tutti che gli alberi non esistono, non esistono gli alberi, esiste quell'albero lì, quell'albero là e ogni albero è particolare, innanzitutto perché uno è un pioppo e un altro è un pino, ma anche tra i pini ci sono tanti tipi di pini e anche tra quel tipo di pino particolare, beh, questo è un po' più alto, quello è un po' più basso, questo ha più rami, questo ne ha meno e la realtà è così. Se vai in un bosco e non basta dire sono in mezzo agli alberi, e no. Ti rendi conto di come ogni albero è qualcosa di particolare. E così è ogni istante che vivi, e così è ogni persona che incontri. Non esistono le persone, esiste quello, quella, quell'altro. È interessante. E allora questo vale anche un po' per Dio. Sapete chi è Dio? Cosa è Dio? Tendenzialmente noi l'abbiamo ridotto a una idea. Io ho un'idea di Dio, ma quello non è Dio. Cos'è la Quaresima? Ma io ho un'idea di Quaresima, ma quella non è la Quaresima. La Quaresima è un insieme di momenti, di scelte, di gesti che noi facciamo. È quella la Quaresima, cioè una cosa concreta, non un'idea. Per questo insisto molto sui simboli, cioè sull'avere in casa dei simboli. Abbiamo parlato inizio anno dei quadri, perché avere una riproduzione di quadro? Perché è vero, noi sappiamo che quest'anno parliamo di speranza. Ma è una cosa generica, invece se hai quel dipinto che abbiamo proposto, ogni tanto butti l'occhio e dici: ah già, dovrei, se, già devo pensare, devo fare, capite? Il simbolo è una cosa pratica che ti evoca, ti stimola, ti interroga e ti fa fare dei passi, ti fa fare delle cose, perché poi la vita è questo, dobbiamo fare delle cose. E così per la Quaresima propongo tutti gli anni il piatto della Quaresima, poi parliamo del piatto, ma il piatto della Quaresima è un piatto che si può anche personalizzare, cioè si può mettere così, va benissimo, ma si può anche personalizzare come facciamo col presepe in avvento. In avvento noi tutti facciamo il presepe, ma non è che facciamo il presepe, ognuno lo fa un po' a modo suo, chi lo fa grande, chi lo fa piccolo, chi lo fa bizzarro, chi lo fa sempre allo stesso modo, chi lo fa sempre nello stesso posto, tutti noi o l'albero di Natale. Bene. E insisto da un po' di anni che anche in Quaresima proviamo a fare il piatto della Quaresima, magari anche un po' personalizzato.
Poi parliamo del piatto, ma del personalizzarlo. Io vi faccio vedere come l'ho fatto io, è molto semplice, però mi sono divertito anche quest'anno a prepararlo. E appunto il piatto della Quaresima, vedete, c'è il piatto, c'è un deserto, dei cammelli che attraversano il deserto, un pozzo. E mi piace perché mi ricorda la sete, i cammelli attraversano e hanno bisogno di un'oasi per bere. La sete è l'aridità, il deserto sicuramente, l'aridità, perché sono due caratteristiche interessanti della nostra vita, la sete e l'aridità. La sete innanzitutto, la Quaresima è quel tempo per risvegliare la sete, cioè il desiderio di essere migliori, detto in poche parole, di rifiorire, il desiderio di giustizia, il desiderio di essere diversi, di venire fuori, di sbocciare un po' di più, la sete, e l'aridità. L'aridità, certo, nell'andare della vita ogni tanto succede che perdiamo un po' questo desiderio di cambiare e ogni tanto soprattutto non abbiamo forze, ci manca l'ossigeno e abbiamo bisogno che arrivi un po' d'acqua per farci fiorire. La Quaresima è anche un tempo per ritrovare un incontro diverso con Dio che ci aiuti a fiorire. E allora l'ho fatto in questo modo, con un pozzo, per dire insomma che la Quaresima è un tempo per rifiorire. E questo viene detto tranquillamente da questi elementi che consiglio a tutti. Innanzitutto il piatto della Quaresima, noi consigliamo questo, ma potete mettere un piatto qualunque. Questo lo consiglio perché ha i colori del deserto. Questo è come un deserto. Ricorda la sete, l'aridità, quello che ho detto prima. E dentro consiglio di mettere i bastoncini, quelli che diamo la sera delle ceneri, un bastoncino per ogni componente della famiglia, ma anche per i nonni ci può mettere i bastoncini dei nipoti, per i fidanzati ci può mettere il bastoncino della propria fidanzata, insomma, si può mettere la famiglia, anche qualcun altro, perché magari ci va solo la nonna in chiesa, gli altri non vanno, ma è bello prendere questi bastoncini. Magari poi i nipoti chiedono, dice, ma cosa sono questi bastoncini? Dice, questo sei tu, e questo è tuo fratellino, e questo è interessante. Si riscopre un po' che il cammino non è solo un cammino personale, è un cammino di famiglia. Questo è interessante. E ovviamente il bastoncino che cosa dice? Lo sappiamo, dice l'essenza della Quaresima. La Quaresima è un tempo per fiorire, per tornare a fiorire dentro, per rinascere in alcune parti che sono diventate un po' aride. Noi ne abbiamo tutti bisogno, a volte il nostro carattere, le nostre relazioni, a volte il nostro impegno, la nostra volontà, a volte sul lavoro, tutti abbiamo bisogno di rinascere, a volte la nostra fede stessa, che magari si è inaridita, abbiamo bisogno di tornare a fiorire. Quello serve la Quaresima. Gli incontri che si fanno in Quaresima, gli impegni che si prendono in Quaresima, ognuno i suoi, servono non semplicemente per, come dire, dimostrare, avere la coscienza a posto, servono davvero per rifiorire noi, rinascere, che è il grande bisogno che abbiamo tutti. E dunque questo è il consiglio che do a ciascuno di voi, mettere un piatto, andare a ritirare il bastoncino, metterlo lì, e questo è un simbolo. Che cosa dice? Semplicemente ti ricorda, ti evoca, ti stimola, ti dice, ah già, oh, a che punto sei? E ti fa rinascere la voglia di fiorire. E lo metti per lì in casa e lo guardi ogni tanto. E sapete, questo per me è tanto nel nostro cammino di fede. Altrimenti riduciamo sempre solo a idee, facciamo dei bei pensieri, ma non è quello la fede, perché non è quello la vita. E abbinato, poi ognuno di voi lo può personalizzare come meglio crede in casa propria. Abbinato, tutti gli anni diamo qualcosa e quest'anno ho pensato di abbinare una cartolina. Questa cartolina riproduce l'ultimo dei dipinti che abbiamo descritto tempo fa di Arcabà, dove c'è una porta, dove c'è, scusate, una tavola, una porta, un cielo stellato e una luce dorata. E dietro, appunto, a ciascuno di questi quattro elementi ho abbinato alcune domande e potrete metterla nel piatto vicino o dove volete e ve li leggo semplicemente. La tavola. A tavola, ringrazia per il cibo. Ringrazia per le persone che sono con te. Ricorda le persone che porti in cuore. Non sprecare il cibo. Beh, sarebbe una buona Quaresima, se
la tavola la vivessimo così, anche solo uno di questi elementi. La porta, che ovviamente è porta di casa tua, uscendo chiedi al Signore di essere mite, gentile, giusto, accogliente. Magari un giorno di essere mite, un giorno di essere gentile, ognuno secondo il proprio carattere. E uscendo chiedi al Signore di aiutarti a vivere con passione il tuo lavoro. Anche questo potrebbe essere una buona quaresima. Il cielo stellato. Ricordati di alzare gli occhi verso il cielo. Ogni tanto alza gli occhi verso il cielo. Ricordati di Dio. Ritagliati momenti di silenzio e di preghiera. Chiedi al Signore il dono della speranza. Anche questa sarebbe un altro bel pezzetto di quaresima. E l'ultimo, la luce dorata. La luce dorata, vi ricordate, voleva dire la presenza di Dio, di Gesù Cristo risorto, presente lì a tavola con voi, con noi. Sul tavolo dipinto c'è una luce dorata, rappresenta la presenza del risorto. Questa cartolina ti aiuterà a dire in ogni occasione della giornata: il Signore è qui, adesso. Se facessimo anche solo quest'ultimo punto della quaresima, 40 giorni per dirci una volta al giorno: il Signore è qui, adesso, sarebbe un'ottima quaresima. Vi auguro un buon cammino, che possiate e possiamo rinascere tutti insieme. Auguri, buona quaresima.